Nella sua nuova edizione il Grand Prix de France vuole rispettare il limite dei 2 litri. La gara inizia alle 8 del mattino dopo una notte di pioggia dirotta. Segrave si è fatta verniciare espressamente la sua Sunbeam in Germania. L'Italia è di nuovo alla ribalta con Felice Nazzaro, Liat. È la prima partenza di massa che un Grand Prix abbia mai visto e Felice Nazzaro passa subito in testa. Sono nell'ordine Fiat, Bugatti, Roland Pilain, Ballot, Fiat, Sunbeam, Bugatti. Una vera e propria battaglia tra nazioni e non siamo che all'inizio delle 500 miglia di gara. Nazzaro, che in passato guidava così bene le gigantesche macchine di allora, si trova ugualmente a suo agio con queste auto tanto più piccole e con il motore molto più spinto. Le Fiat hanno una tenuta di strada eccezionale, passano ben presto in testa. Questa piccola Aston Martin, con un motore di soltanto 1,5 litri, si comporta brillantemente, se non che improvvisamente il Conte... Le Bugatti non hanno ancora quella tenuta di strada per cui diverranno famose. Le Fiat stanno veramente sbaragliando tutte le altre vetture quest'oggi, passando prime, seconde e terze. Ecco, qui va lo. Ballò ha di nuovo avuto sfortuna. La sua coraggiosa avventura sta finendo. Tuttavia, alla squadra delle Fiat il peggio sta per capitare. Una Fiat perde una ruota posteriore e purtroppo rimane ucciso il giovane nipote di Nazzaro, Biagio. Evidentemente l'asse posteriore non è abbastanza robusto e la prova ne è che la stessa cosa succede alle vetture di bordino. Non dimentichiamo i meccanici che con così poca gloria rischiano la vita anch'essi. Per il momento l'asse della vettura di Nazzaro non ha ancora ceduto ed egli è sempre in testa, inconsapevole della tragedia. Nazzaro vince per l'Italia ad una media di poco inferiore ai 130 km orari, mantenuta per oltre 6 ore. Si racconta che a gara ultimata una ruota posteriore della sua macchina si sia staccata con un colpo di martello. Circa un'ora dopo due Bugatti passano al secondo e terzo posto. La vittoria sensazionale di Nazzaro e il ritorno delle Fiat alle gare automobilistiche sono costati circa 100.000 sterline.